27 giugno 1980, strage di Ustica. 81 morti. Il volo Itavia 870, partito da Bologna in direzione Palermo, con arrivo previsto per le 21:13, precipita al largo del Mar Tirreno. A bordo viaggiano 69 adulti e 12 bambini. Alle prime luci del 28 giugno viene avvistata una grossa macchia di carburante nei pressi dell'isola di Ustica, che conferma la caduta dell'aereo. Non fu cedimento strutturale, né una bomba terrorista a bordo, ma un'azione militare di intercettamento che sbagliò bersaglio. Da un aereo tuttora sconosciuto partì il missile che colpì il DC-9, nella cui scia si celava fuori dai radar un velivolo che aveva a bordo Muammar Gheddafi. 21 aerei militari di diverse nazionalità fendevano i cieli italiani quella notte, in una guerra non dichiarata. L'espressione è del giudice Rosario Priore, che nel 1990, prendendo in carico le indagini sulla tragedia, ne sbloccò l'insabbiamento. Ma la strage di Ustica rimane senza colpevoli. Il relitto, recuperato nel 1988, è stato ricomposto frammento per frammento. Non così i corpi delle povere vittime. Ma la distruzione di prove, la coltre di menzogne da parte dei vertici militari, anche stranieri, la scomparsa di documentazione di 10 diversi radar, sono ormai memoria pubblica.